Ringrazio Claudio Bonvecchio, siamo Carbagnate Milanese, abbiamo parlato questa sera della democrazia, della crisi della democrazia, dei valori connessi alla democrazia, abbiamo parlato, il professor Bonvecchio ci ha spiegato che non c'è democrazia senza un popolo che abbia un'identità forte, gli chiediamo di spiegare questo concetto alla luce di quello che si è detto. Grazie. Allora, il Manzoni diceva dell'Italia una d'armi di lingue d'altà, di memoria, di sangue e di cor. Era un modo un po' retorico per esprimere la necessità che un paese, per essere tale, debba avere delle forti condizioni di assonanza tra tutti coloro che vi partecipano. Questa assonanza si chiama identità, vuol dire partecipazione alle tradizioni di un paese, alla storia di un paese, alle condizioni reali di un paese, al territorio di un paese, a tutto quello che fa di un paese sia il piccolo paese in cui si abita, la regione o il paese inteso come la nazione, il proprio paese, la propria regione, la propria nazione e anche l'Europa se noi vogliamo allargare i confini. Questo è venuto a mancare per una serie di condizioni, per una serie di problemi, per una serie di fatti storici. Questo ha reso l'Europa, l'Italia, le singole realtà estremamente fragili. Se noi vogliamo puntare a una nuova riscoperta della democrazia, noi dobbiamo cercare di ricostruire lentamente, con calma, ma con precisione, con attenzione, con un impegno personale, tutte queste condizioni. Allora effettivamente si potrà parlare di un popolo che ha un'identità certa e questo lo renderà capace anche di accogliere coloro che possono venire dall'esterno, perché anche questo è un fenomeno di cui dobbiamo tenere conto, senza paura di essere invasi, senza paura di essere distrutti, ma con l'idea di poter accogliere qualcuno nel rispetto dell'altrui realtà, ma anche delle proprie convinzioni. Grazie Claudio.